Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Allora, le grafiche sono piaciute a tanti, quindi vi ringrazio e ve le ripresento oggi nell'analisi della partita di Juventus-Udinese, che più di un'analisi sono degli spunti per vedere se la Juventus riuscirà a confermare determinate cose. Invece altri mi hanno detto che sembra una lapide, mi dispiace per quelli a cui non è piaciuta, invece io sono abbastanza soddisfatto del risultato. Ci sono due o tre cose che voglio mostrarvi. Questo è un nuovo tipo di video, nuovo ma vecchio, nel senso che di analisi delle partite ne ho sempre portate anche l'anno scorso. Oggi ho cercato di distaccarmi da uno scheletro solito dell'analisi e arrivare a creare un contenuto in cui potevano esserci anche magari delle informazioni video, quindi mostrarvelo, poi degli screen della partita, e sostanzialmente parlare delle cose che sono state molto più interessanti rispetto alle altre. Diciamo che Udinese-Juve è una partita con del contenuto da questo punto di vista, e col fatto che la Juve non gioca ogni tre giorni abbiamo la possibilità di sviscerare in settimana anche queste cose qui. Vi dico subito che ci ho messo tantissimo tempo nel reperire le informazioni, nel incollare le slide, nell'editing anche del video che arriverà dopo, quindi vi chiedo un massimo supporto, un'iscrizione al canale, un mi piace a questo video e un commento qui sotto, perché voglio veramente sapere se anche voi avete notato queste piccolezze e se secondo voi questo può essere un buon punto di partenza per la Juve. Iniziamo subito. Non so se avete visto le pagelle, ma immagino di sì, perché sono andate molto molto bene. Nel caso vi lascio il link qui sopra nelle schede. Allora, abbiamo assistito a una sorta di nuovo pressing della Juve, perché anche il gol dell'1-0 nasce proprio da questa volontà della Juventus di attaccare, di difendere in avanti con il pressing i difensori dell'Udinese, i centrocampisti dell'Udinese. Io ho sentito spesso in queste ultime ore: sì, ma era solo Udinese. Sì, sono d'accordo, però il calendario ti pone davanti una squadra umile come l'Udinese e tu devi comunque scendere in campo e affrontarla nel migliore dei modi. Quindi che cosa fai? Dato che solo l'Udinese non approcci o non cerchi di fare la tua miglior partita, anzi io sono contento che la Juventus si sia ritrovata a fare una buona partita anche se era solo l'Udinese. Io ricordo la partita dell'anno scorso, l'esordio, il 3-0 col Sassuolo. Abbiamo vinto sempre 3-0, però al termine della gara avevamo parlato delle giocate dei singoli, avevamo parlato della classe di Di Maria, di tutto quello che si era visto con Di Maria in campo e senza Di Maria in campo, e di quanto potesse essere fondamentale e decisivo l'interno della Juventus. Avevamo parlato del cambio modulo, dal cooling break del 4-2-3-1 fino a passare al 4-3-3, dove Di Maria è un po' più libero e riesce a giostrare meglio sulla destra. Oggi invece parliamo di spazi, parliamo di movimenti, parliamo di idee, parliamo di rotazioni dei calciatori. Lo stesso Cambiaso aveva detto: è anacronistico parlare di moduli, è ora di iniziare a parlare un pochettino di spazi, di movimenti, e credo che qua si possa aprire una discussione interessante che andrà per forza di cose a interessare Allegri e Magnanelli, ma quello è il video che voglio portarvi oggi pomeriggio, un po' più discorsivo e meno tecnico. Però sicuramente si sono viste delle cose diverse. Io penso anche all'esordio di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Stiamo parlando di Chievo-Verona-Juventus 2-3 con quel gol di Bernardeschi all'ultimo secondo. Anche lì era solo il Chievo, però la Juventus ha faticato, e tanto, ed era una Juventus decisamente più forte, decisamente tanto più forte, veramente una Juve di livello altissimo. Però anche lì parlavamo delle giocate dei singoli, delle intuizioni. Ecco, per la prima volta da tanto tempo stiamo parlando di concetti per la Juventus all'esordio. Con Allegri forse la prima volta in assoluto. Mi ha ricordato molto anche il Juventus-Sampdoria 3-0 sotto gli ordini di Pirlo. Ecco, lì era veramente un calcio posizionale. E poi cos'è successo? Che non siamo stati bravi a dare continuità a tutto quello che era stato provato in allenamento. Quindi non significa che partire bene poi la stagione finisca bene. L'abbiamo visto con Pirlo, l'abbiamo visto l'anno scorso, che era iniziata con dei 3-0 e poi non si era stati in grado di mantenere le attese. Invece con quella squadra lì fenomenale, meravigliosa, con Ronaldo nel 4-2-3-1 proposto da Allegri a Verona, abbiamo iniziato con fatica. Poi quella Juve ha vinto il campionato credo tra ottobre e novembre, una squadra schiaccia sassi. Quindi non significa come parti, significa se sei in grado di mantenere e ovviamente se hai delle idee, dei concetti, se sei in grado di riproporre e non tirarti indietro nei momenti più difficili. Perché questo è stato anche con Pirlo: a un certo punto Pirlo rinuncia un po' a quelle che erano le sue idee di calcio posizionale, passa a una sorta di 4-4-2 un po' più stabile. Lì
Probabilmente la Juventus trova anche un po' più quadra, però poi Pirlo non è più in grado di riprendere in mano una squadra dal punto di vista che voleva lui. Quindi bisogna essere bravi dentro la partita, dentro la stagione, a dare continuità e rimanere fedeli a quelle che sono le proprie idee. E qua vi riporto un attimino lo schema secondo cui il giocatore dell'Udinese perde sì palla e quindi Vlahovic si ritrova con questo campo davanti. Però perché quel giocatore perde palla? Perché la Juventus col giocatore spalla alla porta va a pressare, la Juventus produce l'errore del difensore dell'Udinese e poi Vlahovic recupera palla, serve Chiesa come abbiamo visto e Chiesa fa il gol dell'1-0. Abbiamo questo nuovo pressing che abbiamo riproposto anche per tutto il primo tempo, per larghi tratti del primo tempo, infatti qua siamo al minuto 17 e come possiamo vedere ci sono i 4 difensori dell'Udinese, 4 giocatori in questo momento dell'Udinese sui 5 difensori che sono lì e la Juventus li va a pressare tutti insieme. Vedete che c'è Weah sull'esterno, vedete che c'è Miretti che si alza insieme a Chiesa e a Vlahovic a formare una sorta di terzo uomo in attacco e poi su questo ci ritorneremo. Però la Juve che va uomo su uomo va molto molto alta con il pressing e questa cosa si produce anche nella difesa, si ripercuote sulla difesa, perché se abbiamo sempre detto che Bremer è l'ideale per difendere avanti perché è un giocatore perfetto per cercare di fare questo tipo di tattica, abbiamo visto anche un Danilo molto attento in realtà. E infatti poi abbiamo questa azione della Juventus subito dopo il gol dell'1-0 di Federico Chiesa, in cui la Juve ancora una volta non molla, va uomo su uomo, va a prendersi gli effettivi riferimenti con Danilo che va in anticipo con il giocatore sempre spalle alla porta, una Juventus che vuole lasciare poco spazio all'Udinese, vuole cercare di aggredirla nel migliore dei modi e secondo me la Juve c'è riuscita alla grandissima nel primo tempo. La posizione di Miretti l'avevamo vista prima, Miretti un pelo più alto, quasi a formare un tridente, quasi un 3-4-3 con Cambiaso qua sugli esterni, Rabiot, Locatelli in mediana, Chiesa e Miretti dietro Vlahovic. Perché questa posizione che abbiamo visto in più di un'occasione? Beh, intanto per il pressing, ma non solo. Infatti voglio portarvi questa immagine, ora qualcuno sarà un pochettino confuso, però De Zerbi e Guardiola sono, se vogliamo, i riferimenti insieme ad Arteta e a pochi altri per la Premier League attuale, no? Sono gli allenatori che stanno facendo tendenza, gli allenatori un po' più moderni, con delle idee un po' più moderne. Beh, quest'anno la Juventus ha inserito proprio Magnanelli, che sarà tema di discussione nel pomeriggio, nello staff di Massimiliano Allegri, Magnanelli che era stato allenato da De Zerbi. E proprio per questo voglio parlarvi un pochettino del Manchester City e di quella che è la predisposizione del Manchester City a quella formazione lì, con quei tre uomini lì. Infatti abbiamo visto in occasione del gol dell'1-0 del City al Newcastle, abbiamo visto i tre giocatori in quella posizione, in posizione centrale, non importa se Haaland è in questo momento in posizione di ala sinistra, l'importante è andare a occupare quello spazio lì, se non c'è Haaland ci deve essere un altro, se non c'è un altro ce ne deve essere un altro ancora. Ed eccoci qua che abbiamo la posizione delle punte nel 3-2-5. E poi i 5 sono i tre stretti, i due esterni, in questo caso Walker e Grealish dall'altra parte, però il concetto, l'idea è di suddividere il campo in quelle due posizioni, quindi 3-2-5 e Miretti, Chiesa e Vlahovic hanno esattamente le posizioni dei tre giocatori del City in occasione del gol del 1-0 Newcastle. Poi ci sono delle differenze sicuramente, non è che la Juventus sta giocando come il Manchester City, non è questo che vi voglio dire, però sicuramente l'idea tattica alla base di quella disposizione lì è un'idea moderna, come ha detto anche Federico Chiesa. Poi ci arriviamo, perché sul finale voglio parlarvi delle cose che dobbiamo sistemare e sono ancora tante, però io direi di prenderci il buono, il positivo, il nuovo. Chiesa e Cambiaso. Chiesa e Cambiaso sono due giocatori che a mio modo di vedere sono stati i migliori in campo, come vi dicevo nelle pagelle e come vi dicevo sempre qui sopra nelle schede potete trovare quello stesso video. Però Chiesa e Cambiaso fanno un giochino divertente, perché Cambiaso viene spesso dentro il campo e con Cambiaso che viene dentro il campo si libera l'ampiezza per Federico Chiesa. L'abbiamo visto in più di un'occasione, vi mostro anche qualche clip per facilitarvi la lettura, spero che ovviamente il copyright possa non andare a rovinare questo video, spero che possano essere clementi con me, dato che non sto mostrando gol alla fine della fiera. E infatti anche qua abbiamo uno scenario tattico con Cambiaso viene dentro il campo, Chiesa là esterno a sinistra. L'importante è lavorare sulle posizioni e non sui ruoli, ma
liberando le caratteristiche dei giocatori, con Chiesa che si trova molto a suo agio lì dentro, e Cambiaso che dentro il campo sa giocare benissimo perché è un giocatore tecnico ed è un giocatore in grado di giocare bene con entrambi i piedi. Cambiaso è un leader? Io so che questa è una domanda strana. Cambiaso è un giocatore che ha fatto una presenza con la Juventus, una sola, ufficiale. Un giocatore che, io vi dico, l'anno scorso a Bologna non mi aveva convinto al 100%. Io ce l'avevo il fantacalcio l'anno scorso, spesso e volentieri non partiva nemmeno titolare, gli veniva preferito un altro tipo di giocatore. Però questa esperienza al Bologna gli ha fatto molto, molto bene, e l'abbiamo visto. Perché vi dico leader? Perché comunque la Juventus a un certo punto ha iniziato a muovere la manovra secondo gli ordini di Cambiaso. Io non so se questa cosa l'avete notata all'interno della partita, ma c'era Cambiaso che dettava un po' i ritmi, e questa cosa andava a formare dei movimenti e delle accelerazioni che si basavano proprio su Cambiaso, come in questo caso quando arriva addirittura ad andare al tiro. Perché la Juventus si è creata sulla sinistra una corsia molto molto interessante. Se negli altri anni avevamo parlato principalmente nel primo anno dell'Allegri bis di una corsia di sinistra più debole da parte della Juve, dove praticamente c'era solo Bernardeschi, dove eravamo costretti a giocare con Rabiot esterno o McKennie esterno per gran parte della stagione, se non quando poi è stato acquistato Vlahovic, e lì qualche volta abbiamo visto pure Morata, però lì parlavamo di corsia sinistra debole per la Juve. Invece adesso possiamo parlare di corsia sinistra forte per la Juve, in attesa di Weah, che l'altro giorno è stato un po' timido e non ha mostrato quelle che sono le sue caratteristiche e tutto quello che di buono ha messo in mostra durante la pre-season. Quindi io credo che la corsia di sinistra della Juve possa essere veramente interessante, con Cambiaso, Chiesa e Rabiot che vanno a dialogare, vanno a muoversi dentro il campo, vanno a occupare quegli spazi, e con Alexandro, dico Alexandro perché l'altro giorno ha giocato lui e secondo me giocherà lui, in grado di essere molto molto attento, anzi dovrà essere molto molto attento a seguire l'azione, quindi ad alzare il suo baricentro e giocare una gara anche proiettato nella metà campo avversaria, come abbiamo visto comunque anche in occasione del gol con Real Madrid, con questo pressing in avanti della Juventus, il gol di Ken dell'1-0. Questa è una statistica, questa è una grafica che ho trovato su Twitter e quindi ho deciso di riportarla, c'è anche il tag della persona che l'ha creata. Molto molto interessante vedere tutte queste combinazioni sulla sinistra tra Chiesa e Cambiaso e Rabiot che va in giro per il campo, così come Cambiaso, perché Cambiaso a un certo punto, lo vedete dalla freccia, è andato pure a destra, ma anche Rabiot è uno che ha dato tanta sostanza. Chiesa non ha fatto la seconda punta, lo vediamo da qui. Chiesa si è mosso principalmente sull'esterno e proprio per quello partiva dal centro, ha trovato anche il gol al centro perché Vlahovic l'ha servito in un'ottima posizione, però la partita di Chiesa è stata sull'esterno, perché Chiesa non è la seconda punta. Chiesa è un giocatore che ama partire largo e poi accentrarsi, e infatti abbiamo visto anche in occasione del gol di Rabiot proprio questa combinazione tra Chiesa, Cambiaso e Rabiot, che poi vedremo successivamente, e nasce proprio lì sulla sinistra, nasce proprio da questi tre giocatori, dal tacco di Chiesa, dal cross di Cambiaso e dal gol di Rabiot. Quindi io credo che non sia una coincidenza che da sinistra siano stati più pericolosi, anzi secondo me da sinistra quest'anno vedremo tante azioni offensive della Juventus, e qui bisogna poi parlare di Kostic e di Ling Junior e capire se ci sarà un'uscita. Io vi dicevo anche ieri, secondo me se uscirà uno sarà Kostic, perché gli altri due sono più progettuali, gli altri due sono stati provati dentro il campo, e banalmente se mi arriva un'offerta da 18-20 milioni per Cambiaso, un'offerta da 18-20 milioni per Kostic, un'offerta da 18-20 milioni per Ealing, c'è neanche da pensarci. Vendi il giocatore che ha 30 anni contro quello che ne ha 20, contro quello che ne ha 22-23, è proprio un discorso progettuale come vi dicevo prima. Poi magari queste offerte nemmeno arrivano e ti tieni pure Kostic, che però è un giocatore che fa cose diverse, un giocatore che ti prende più il largo, esattamente come Chiesa, come vediamo Chiesa in questa slide grafica. A terra, tocchi, movimenti, perché questa è stata la grande differenza tra il primo e il secondo tempo, secondo me. Giocare palla a terra, giocare a pochi tocchi con dei movimenti senza palla. Abbiamo avuto due o tre buone uscite da dietro la Juventus, abbiamo visto anche la clip del gol di Rabiot dove la Juventus va a sviluppare l'azione tutta palla a terra e poi la alza per far arrivare il pallone a Rabiot che è andato a riempire l'area di rigore, e poi abbiamo avuto anche altre occasioni della Juventus, altre azioni in cui era riuscita a muovere molto velocemente la palla, era riuscita a creare delle combinazioni interessanti per riuscire a rendersi pericolosa negli ultimi metri. Quindi questa è stata la grande differenza. Poi, come vedremo nel secondo tempo, qualcosa è cambiato,
ma il primo è stato caratterizzato da queste cose qui e abbiamo visto anche durante la tournée, durante le amichevoli quest'estate, che quando la Juve gioca da organico, quindi da squadra vera e propria, riesce a rendere assolutamente bene. Quando la Juventus abbassa la testa e una volta la prende Chiesa, una volta la prende Ken, una volta la prende Tizio Caio, Sempronio e Pierino, abbassa la testa e vanno, si perde di efficacia. Ed è un po' la differenza che mi aspetto tra la Juve dell'anno scorso e la Juve di quest'anno, ma anche banalmente se prendiamo le prime partite, come dicevo prima, l'anno scorso la prima partita la vinci perché ti ha trascinato Di Maria, la prima partita quest'anno la vinci perché la Juventus ha applicato dei concetti di squadra. Sono proprio due differenze fondamentali ed è quello che più mi preme sottolineare all'interno di questo video. Il baricentro, ecco, oltre alla palla che abbiamo mosso in una determinata maniera, è cambiato anche il baricentro, ma non solo, perché secondo me è cambiato proprio l'approccio, e cambiando l'approccio cambia il baricentro, cambia il movimento senza palla, cambia la velocità di esecuzione, cambia il numero di tocchi. Abbiamo iniziato a decidere di non difendere più in avanti, di aspettare e quindi di abbassarci, che è quello che diceva Chiesa anche l'altro giorno. Nel primo tempo molto bene, questo è calcio moderno, è così che dobbiamo giocare. Nel secondo tempo un po' peggio, e anche Allegri poi ha detto una cosa interessante che voglio tirare fuori dopo, perché ho preparato la slide dopo, quindi non voglio assolutamente dirlo adesso. Però concentriamoci non sulla lunghezza e la larghezza, perché circa rimarranno simili tra primo e secondo tempo, però la Juventus nel primo tempo ha avuto un baricentro di 50.05 metri. Nel secondo tempo la Juventus ha avuto un baricentro di 39.2. Ripeto, lunghezza e larghezza ci sono delle differenze, sì, ma non troppo, ma l'altezza del baricentro ce lo dimostra, la Juventus ha ricominciato con una difesa posizionale, ha ricominciato con l'attendere gli avversari, col non uscire in pressing su portatori di palla, e questo ha schiacciato la Juventus nella sua area di rigore. E per quello che vi dico, la partita di Udine nel secondo tempo la Juventus non è andata in gestione, la Juventus è andata in sofferenza, che sono due concetti completamente differenti che non dobbiamo cercare di confondere, perché la Juventus non ha gestito, non ha amministrato il pallone, e lo vediamo banalmente anche nelle statistiche. Questo è il primo tempo. Io non sono un amante della statistica degli expected goals, sono molto più amante di ragionare su quelli che sono le occasioni da gol, però in questo momento atteniamoci a questo. Nel primo tempo 1.74 di expected goals con 0.49 di expected assist, un possesso palla del 55%, che come abbiamo visto aveva un baricentro medio di 50 metri, quindi comunque la Juventus bene o male in totale è stata una squadra abbastanza alta, che ha portato 8 tiri in totale, di cui 4 nello specchio della porta e 3 gol. Il secondo tempo è stato questo. Il secondo tempo è stato uno 0-11 di expected goals con un solo tiro, tra l'altro nemmeno uno specchio della porta, il 48% del possesso palla, il baricentro più basso, passaggi più lenti, la Juve che aspettava di più. E questo che cosa significa? Che l'Udinese prende coraggio, inserisce giocatori di qualità come Samardžić o giocatori fisici come Lucca, e riesce a totalizzare 10 tiri in totale, di cui 4 nello specchio della porta, non rendendosi mai particolarmente pericolosa, complice anche gli interventi di Szczęsny, totalizzando uno 0,67 expected goals, però trovando un po' di energia nel secondo tempo. E qui possiamo dire, ma è stata, è venuta fuori l'Udinese o è mancata la Juve? Secondo me è mancata la Juve ed è per questo che è venuta fuori l'Udinese, perché la Juve ha completamente rinunciato a mostrare tutto quello che avevamo visto all'interno invece della prima frazione. Se Weah era un giocatore che spingeva in avanti, andava a pressare sull'esterno quando si abbassava, McKennie invece è un giocatore che ha fatto delle ottime chiusure difensive, ma appunto è stato un cambio conservativo, un cambio difensivo. E ripeto, poi torniamo su quello che dovrebbe essere invece un secondo tempo e il migliorare tutto, anzi ci arriviamo adesso perché siamo già arrivati alla slide. Perché Allegri? Perché Allegri ha detto una cosa interessante alla fine della partita, no? Ha detto, sì certo, eravamo in vantaggio di 3-0, però noi non possiamo permettere dei secondi tempi così, perché se poi non siamo in vantaggio di 3-0 fino al primo tempo, cosa facciamo? Ci facciamo schiacciare e poi magari prendiamo gol? Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, nel possesso della palla. Ecco, io trovo che la Juventus in questo momento sia decisamente imbarazzante dal punto di vista del palleggio, non il palleggio che abbiamo visto prima, due o tre tocchi ad arrivare là in fondo, ma del palleggio che deve addormentare la partita. La Juventus non è in grado di amministrare, la Juventus non è una squadra come l'Inter che se va in vantaggio poi fa girare la palla, fa stancare gli avversari, li fa uscire dalle posizioni e arriva a un certo punto a fare male con un piazzato, con una ripartenza o con un'imbucata. No,
la Juventus in questo momento è una squadra che non palleggia, e da qui passa tantissimo il centrocampo, da qui passa tantissimo Locatelli, da qui passa tantissimo anche Massimiliano Allegri, perché comunque Allegri è sempre stato un allenatore che chiedeva alle Juventus anche del passato di girare tanto il pallone, anche in orizzontale, anche con dei passaggi nella propria metà campo, ma di farlo, ecco, noi dobbiamo arrivare a unire queste due cose, anche perché banalmente il gioco che abbiamo visto nel primo tempo, la disposizione, l'idea del primo tempo è un'idea molto dispendiosa dal punto di vista fisico, e non si può fare 90 minuti così, e non si può fare 38 partite di campionato per 90 minuti così, no, è impossibile anche solo pensarlo, a maggior ragione in agosto. Quindi quello del secondo tempo non è stato un calo fisico, perché la Juventus non ha più approcciato la partita in quel modo, quello del secondo tempo è stato un calo dovuto alla volontà di cambiare proprio l'approccio che c'era stato alla partita, e per riposare, per respirare, per fare in modo che passino i minuti, per consolidare quel vantaggio di 3-0, la palla deve girare. Ora, è per quello che vi dico, quest'anno io da Locatelli devo pretendere di più, perché se l'idea della Juve è diversa, se la Juve si ritrova a essere una squadra che attacca, aggredisce, si ritrova in vantaggio, è fondamentale uno come Locatelli, che, dico Locatelli perché gioca in quella posizione lì, che secondo me non ha le caratteristiche del regista, ma deve per forza di cose migliorare la pulizia nei passaggi, la pulizia nelle aperture, deve migliorare la pulizia negli stop. Molto grezzo, è diventato molto più grezzo Locatelli rispetto a quello che avevamo visto a Sassuolo. Ecco, Magnanelli, che è stato suo compagno a Sassuolo, Magnanelli e Locatelli, che sono stati allenati da De Zerbi, Locatelli deve ritornare a pensare come faceva all'epoca, deve tornare a preparare il suo mindset in quel modo lì, perché Locatelli si è evoluto per fare quello che gli aveva sempre chiesto Allegri in questi due anni, cioè la diga davanti alla difesa, il giocatore davanti alla difesa che andava a rompere il gioco, che andava ad aiutare. Questa cosa l'ha fatta anche con l'Udinese, l'abbiamo visto. Da quel punto di vista io non ho niente da dire a Locatelli, dal punto di vista dell'impostazione, dal punto di vista della pulizia dei passaggi, dal punto di vista della velocità in cui si fa girare il pallone, Locatelli è ancora molto molto indietro e può migliorare tanto, soprattutto se Alessandro, Danilo e Bremer si mettono a sua disposizione. Perché? Perché si fa formare quel rombo difensivo, tra virgolette, di salita alla Volpiana, in cui c'è la possibilità di far girare il pallone con velocità e far uscire gli avversari da quelle zone di pressing, far saltare il loro pressing e quindi scavalcare il centrocampo con dei passaggi. Bisogna migliorare lì. Quello è quello che deve migliorare la Juve, perché è davvero impensabile che la Juve possa fare un campionato intero a quei ritmi lì e che possa fare 90 minuti così anche se ha un solo impegno a settimana. Quindi va benissimo che venga fatto per 40-50 minuti in una partita, però gli altri 40, o perché sei stanco o perché sei in vantaggio, devi girare la palla e cercare di far passare il tempo, addormentare la partita, metterla in ghiaccio. Da qui passa il miglioramento di Locatelli, da qui passa il miglioramento in generale del centrocampo. Rabiot non è un palleggiatore, ma lo può fare. Fagioli è un palleggiatore, ecco, mi viene in mente Rovella. Poteva essere il giocatore ideale per fare questa cosa qui, perché Rovella secondo me è perfetto per quello che stiamo cercando adesso in Locatelli, non nel giocatore che ha sempre voluto Allegri davanti alla difesa, ma per quello che sta chiedendo quest'anno l'allenatore alla Juventus, con l'aiuto anche di Magnanelli, ma ripeto, di questo ne parliamo oggi pomeriggio. E attenzione che Hans Nicolussi Caviglia può diventare la variabile impazzita di questo discorso, perché è un giocatore molto molto tecnico e guarda caso nella pre-season l'abbiamo visto nella posizione di Locatelli. E ovviamente attenzione a Pogba, perché se si parla di qualità, se si parla di tecnica, non possiamo non citarlo. Ovviamente dal punto di vista fisico invece ci sono tanti 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 problemi. Grazie per l'attenzione, io spero che questo video vi sia piaciuto, è una prova, dobbiamo vedere anche con le clip che cosa succede lato YouTube, però ci ho messo tanto tempo, quindi vi chiedo un supporto, un mi piace, un commento, qualsiasi cosa, una condivisione con gli amici su WhatsApp, sui social, quello che volete, e fatemi sapere se siete d'accordo con quello che vi ho detto, se vi è piaciuta questa impostazione, e noi ci vediamo oggi pomeriggio con quel video che vi dicevo, la differenza tra Allegri e Magnanelli e la risposta alla domanda: ma chi sta allenando oggi la Juventus 3-2?